Stefania, tu sei una scrittrice affermata, ma anche una docente. Intanto ti volevamo chiedere, continui a insegnare? La scrittura non ti ha rapito del tutto da questa professione? No, assolutamente. Per me rimane la prima, la principale professione, quella dell'insegnamento. Continuo con il mio incarico di docente specializzata e l'unica concessione che mi sono permessa è stata una piccola riduzione con un part-time, però di fatto continuo serenamente a lavorare nel mio ambiente, perché comunque per me scrivere è una quota importante della mia vita e costituisce una quota importante anche del mio benessere mentale. Però una cosa dire che a mio avviso l'una non esclude l'altra e soprattutto la scuola rappresenta il necessario legame con la realtà. Ora, quello che succede spessissimo è che il mondo della scrittura tende ad essere abbastanza una bolla, ecco, un mondo molto, a differenza di quanto invece accade con la scuola, dove tu hai un diretto contatto con la realtà e vedi anche mutamenti sociali, cambiamenti di sensibilità sociale che si verificano. Stefania Auci, tu sei scrittrice e docente. Il 5 ottobre sarà la giornata mondiale del docente. Tu cosa ti senti di augurare ai tuoi colleghi, a te stessa, alla tua scuola? La domanda. Intanto mi sento di augurare che di ritrovare quella piccola scintilla che a volte è veramente un lumicino, che ci porta ad essere in classe e a credere nel lavoro che facciamo, nell'essere da questa parte della cattedra e rendersi conto che non tutto è perso. Mi piace un po' ricordare una parabola del Vangelo in cui si parla appunto dei semi che vengono gettati, no? La parabola del buon seminatore, mi sono ricordata. Una parte dei semi finisce sulla terra, una parte finisce sui sassi, un'altra parte finisce dove non può attecchire, ecco. Il nostro sapere, la nostra azione nei ragazzi è un po' come questi semi. Ci saranno quelli che attecchiranno lì per lì, ci saranno quelli che non attecchiranno proprio, e poi ci saranno quelli che daranno frutto, e saranno forse anche solo uno di questi che dà frutto. Io penso che ne valga la pena, penso che fortissimamente valga per noi la pena di dire: ho fatto quello che ho potuto con quello che avevo in mano. E poi una preghiera, veramente. Sarebbe utile che finalmente ci fosse un riconoscimento vero del nostro ruolo sociale, un riconoscimento sincero, autentico del fatto che gli insegnanti hanno in mano le chiavi del futuro e quindi valorizzarci, quindi restituirci quella dignità che purtroppo in un modo o nell'altro ci è stata tolta, a cominciare anche da una dignità di natura economica, perché le nostre retribuzioni sono veramente basse. Ridicole, assolutamente. Quindi chiamiamo le cose come stanno. Rispetto alla fatica fatta per arrivare lì. Sì, io sinceramente quando mi dicono ma voi avete 3 mesi di vacanze pagate, io vedo rosso, io mi arrabbio tantissimo, perché nessuno parla di quello che tu ti porti a casa, perché seppure c'è il collega che se ne frega, che lascia cadere la penna e non gli interessa più niente, ci sono i colleghi che invece si portano a casa il lavoro, e non parlo dei compiti in classe da correggere, parlo del tema che ti può capitare, questo accade moltissimo per gli insegnanti di lettere, comunque per le materie umanistiche, il tema in cui magari ti si rivela una situazione di violenza in famiglia, familiare, avere a che fare con il ragazzino che è vittima di bullismo, e lì tu non puoi chiudere la porta della classe ed andartene, queste cose ti rimangono dentro. Soprattutto chi fa sostegno sa di cosa sto parlando, sa che questi ragazzi te li porti dentro, e non solo dopo che hanno smesso la scuola, tu te li ricorderai e quando li vedrai saprai che cosa, che tipo di lavoro ha fatto. Ecco, questo vorrei che fosse riconosciuto, il fatto che noi non siamo degli impiegati che fanno cadere la penna, noi siamo delle persone che si mettono in gioco mettendo a servizio della classe, dei ragazzi, i propri valori, la propria tranquillità, il proprio equilibrio, per cui per tirare le somme, per questo io parlavo di riconoscimento sociale, per questo parlo di benessere psicologico, per questo parlo anche di riconoscimento economico. Non sarà la carta del docente data 500 euro ad aiutarci, dateci una retribuzione che sia effettivamente consapevole al ruolo che tu stato all'altezza del ruolo, all'altezza del ruolo. Penso che noi abbiamo a cominciare dalle scuole materne, passando per le elementari, continuando con le scuole medie. C'è stato un impoverimento
drastico, generalizzato del livello delle scuole elementari. Ricominciamo da lì, ricominciamo dal fatto che i bambini, mi dispiace dirlo, e qui lo dico da docente di sostegno, non sanno più tenere in mano una penna. Ricominciamo con le lenzuolate di pagine, con le A, le B e le C. Sarò antica sicuramente, ma i ragazzini almeno così imparano a scrivere in corsivo, perché oggi a noi arrivano ragazzi che non sanno più non sanno riconoscere il corsivo. Io credo che questo sia veramente sintomatico di un grosso problema. In quale scuola, se ti posso chiedere, Stefania, insegni? Nel senso, è un quartiere particolare, difficile, o comunque sono scuole meno disagiate? Allora, un quartiere complicato, sì, peraltro è un istituto professionale, però per ragioni di privacy preferisco non dire altro, ecco. Stefania, in passato tu hai risposto a un'intervista del Corriere della Sera che noi abbiamo letto, in cui sei stata molto dura con i tuoi docenti ai tempi della scuola. Che esperienza è stata la tua da studente, da studentessa, anzi? Allora, io devo dire che dopo quell'intervista mi sono trovata ad avere a che fare con moltissime persone della mia età, a parte che alcuni dei miei compagni di classe, con moltissime persone della mia età che mi dicevano grazie per aver raccontato quella scuola di cui nessuno parla, perché c'è una sorta di idealizzazione della scuola passata, fatta di rigore, severità, di materie cubiche studiate, ecco. Questo secondo me è un passaggio da precisare. Io sono d'accordo sul fatto che la scuola di 20 anni fa, anta anni fa, ecco, sia stata una scuola sicuramente più formativa, con una quota di contenuti maggiori, con una quota anche di sapere qualitativamente più complesso. Ma è anche altrettanto vero che coloro i quali dovevano somministrare questo sapere, quindi essenzialmente gli insegnanti, e parlo appunto di somministrare, non parlo di interazione, avevano anche una visione classista e molto elitaria delle proprie materie, in particolar modo appunto in una scuola qual era quella di un liceo classico. Quindi figuriamoci, c'erano anche tutta una serie di limiti che avevano a che fare strettamente con il fatto del appartenere o meno ad una elite culturale. Oggi in parte, soprattutto per certi licei, questo resiste ed è una cosa che io trovo profondamente ingiusta, perché proprio viene meno il principio fondamentale, quello stabilito dalla nostra Costituzione, cioè che l'uguaglianza, la possibilità di accedere all'istruzione deve essere garantita a tutti indipendentemente dalle possibilità economiche, dalle possibilità sociali che ciascuno di noi ha. Ecco, quel tipo di atteggiamento io lo trovo assolutamente penoso e astorico. Per quanto riguarda il mio vissuto, devo dire che purtroppo si trattava di docenti molto carenti dal punto di vista umano, dal punto di vista professionale, per carità, sicuramente preparatissimi, ma dal punto di vista umano c'era una sorta di un West Point più che un liceo, ecco. Stefania, tu hai anche scritto, lo ricordiamo, oltre ai tuoi romanzi, un saggio, La cattiva scuola, quindi tu sei entrata nel merito del funzionamento della scuola, hai una tua visione. Prima parlavi, ti lamentavi un po' del fatto di una scuola classista. In questo saggio tu parli di docenti ossessionati dai numeri, dalle performance, quindi qual è la tua visione di scuola, la tua scuola ideale, come dovrebbe funzionare? Ma io partirei più che dalla mia visione di scuola ideale, dal fatto che, dalla rimostranza, dal fatto che raccolgo con molti colleghi questo tipo di amarezza, cioè l'idea che ormai siamo stati trasformati noi docenti in burocrati, noi siamo sommersi dalla carta, anche e soprattutto nei professionali si parla proprio di un'idea di scuole in cui tutto deve essere documentato, calendarizzato, rigorosamente indicato attraverso scadenze, moduli, documenti, attraverso tutta una serie di carte, ripeto, che poco hanno a che fare con quello che dovrebbe essere quello dell'insegnante, cioè quello di educo, portare fuori, condurre, formare, istruire, instillare il piacere, la gioia del pensiero critico nella mente dei ragazzi, dare loro la contezza delle proprie capacità senza mortificarli, ma cercando di valorizzare ciascuno per il suo compito, le peculiarità che hanno i singoli. Ora, il fatto che tantissimi colleghi diciamo in realtà tra di noi, il fatto che siamo proprio sommersi dalle carte, da avere le carte a posto, avere i numeri a posto, avere i voti a posto, questo secondo me ha finito proprio per snaturare questa bellezza dell'insegnamento, perché l'insegnamento è anche bellezza, questo nessuno se lo dice più, è la cosa più triste.
Ieri, guarda, a proposito di questo, abbiamo intervistato Pupi Avati, il regista, sulla scuola, sempre in occasione della giornata mondiale del docente, e diceva proprio questo, parlava di bellezza. Noi gli abbiamo chiesto chi vedrebbe il Ministero dell'Istruzione, lui ha detto un poeta. Perché un poeta? Perché deve trasmettere l'amore per la bellezza in generale. Comunque, una situazione molto ideale gli abbiamo proposto, ovviamente, non saremmo. Io non mi allargo a tanto, non mi allargo a chiedere a un poeta, però mi allargherei a chiedere a una persona che comunque dalla scuola viene, che conosce le problematiche della scuola, che non abbia in testa la scuola modello in cui tutto funziona alla perfezione con computer per ogni alunno, il tablet, l'aria condizionata. Ecco, vorrei che fosse qualcuno che ha fatto un bagno di realtà e che conoscesse effettivamente la situazione delle nostre scuole. Quindi, con la difficoltà, per esempio, per quanto riguarda noi del sud, di dover fare lezione quando fuori ci sono 35 gradi e quindi non avere neanche la possibilità di poter respirare liberamente, avere una scuola in cui c'è anche la possibilità di riuscire a gestire le risorse per poter garantire l'uscita didattica. Per poter avere a disposizione dei ragazzi non soltanto la LIM, ma non soltanto il tablet, ma anche per esempio una buona biblioteca scolastica che funzioni veramente, in cui gli insegnanti lasciano liberi i ragazzi di potersi approcciare ai testi e non diano, per dire, a una ragazzina di 14 anni dei libri molto semplici, dei libri che sono forse fin troppo semplici. Questa è un'altra cosa su cui mi piacerebbe soffermare. Il fatto che spesso non si tiene conto che i nostri ragazzi, i nostri alunni sono ormai molto più di prima, molto più sicuramente di quanto eravamo noi, dotati dell'accesso alla cultura in una maniera piena. Quindi pensare di somministrare loro dei testi molto elementari significa veramente sminuirli e significa, nel caso per esempio della lettura, allontanarli dalla lettura. Il problema di fondo della scuola è che non dà fiducia alle capacità dei ragazzi, non gli permette di mettersi in gioco. Gli permette di essere sfidanti, ma non sfidanti nel senso del vediamo chi è più bravo. Nella competizione sulle performance. Esatto, no. questi peraltro tutti questi anglismi un po' mi fanno venire all'orticaria. Però dico, quando parlo di scoperta, parlo di scoperta dei propri limiti, mettere a un ragazzino di 15 anni in mano Virginia Woolf, mettere a una ragazza di 17 anni Simone de Beauvoir con Il secondo sesso, parliamo di questo, i ragazzi oggi sono in grado di farlo. E allora perché dobbiamo avere dei programmi in cui anche il panorama lessicale è estremamente limitato ed estremamente povero? Noi stiamo perdendo tantissimo da questo punto di vista. Stefania, delle criticità in particolare nell'ambito del sostegno, a me viene in mente il fatto che anche comprensibilmente c'è un passaggio continuo tra il sostegno e la materia, perché magari è molto usurante, quindi dopo un tot di anni il docente preferisce poi passare sulla disciplina. Come la vedi tu questo passaggio continuo, questa mancanza di continuità, ma ti ripeto, magari anche comprensibile, come la vedi tu? Sì, è comprensibile perché a forza di misurarsi con il dolore degli altri, perché vuoi o non vuoi, nel momento in cui tu insegni come docente specializzato ti confronti con il dolore, ti confronti con il disagio, con le difficoltà, quindi ci sta che ci sia un momento in cui proprio psicologicamente dici basta, sono arrivato. L'ho visto in diversi casi, l'ho visto per diversi colleghi, molti hanno vissuto e hanno fatto l'esperienza del sostegno come una sorta di ripiego perché non riuscivano ad entrare su materia e molti sono rimasti. Nonostante le difficoltà, poi hanno abbracciato questa come quel tipo di insegnamento che forse oggi riesce davvero a darti il senso del perché si insegna, del perché. Questa è una cosa, una criticità che io trovo un po' a 360 gradi. Molti docenti hanno perso il piacere e il perché dell'insegnare. Vuoi per i programmi, come dicevo, che si sono impoveriti, vuoi per il fatto che non c'è modo di sollecitare una partecipazione attiva spesso da parte delle famiglie. Purtroppo accade che le famiglie o demandino tout court la responsabilità educativa ai docenti oppure ancora cerchino di entrare fin troppo. Non c'è quel giusto senso di rispetto e di misura nel rapporto tra famiglie e corpo docente. Nel caso del sostegno, non c'è un'alleanza. Non c'è, no, non c'è questa alleanza, è più unica che rara. Quando si verifica si lavora bene, si lavora per il bene dei ragazzi. Quando non si verifica succede davvero un disastro.
E comunque per ritornare sul sostegno, quello che mi sento di dire è che spesso i docenti di sostegno vengono un po' lasciati a se stessi. Purtroppo, soprattutto gli insegnanti più anziani ci vedono con un elemento di disturbo. Questo non accade per gli insegnanti più giovani, perché invece conoscono e riconoscono il valore aggiunto di una persona che sta a metà strada tra la classe e la casa. Questo è fondamentale. Quello che secondo me sarebbe auspicabile, ma questo riguarda forse un po' tutto il benessere mentale, non soltanto dei docenti di sostegno, ma di tutti i docenti e dei ragazzi, sarebbe la presenza di un operatore psicologico all'interno delle scuole. Non un operatore ogni 2 ore, ogni 2 settimane, ma di una presenza fissa. E non parlo di un assistente sociale, ma parlo di uno psicologo che nel momento in cui si crea la... nel momento in cui c'è il ragazzino che si sente bullizzato, anche se magari non lo è, ma lo percepisce perché è un suo problema, per esempio di peso o di identità sessuale, questa persona può andare e dire: dottoressa, dottore, io ho questo malessere, cosa faccio? Oppure ancora il docente, curricolare di sostegno che sia, che ha una figura a cui potersi raffrontare: c'è questa criticità, c'è questo problema, io pensavo di risolverlo così, lei che suggerisce? Noi proprio dopo la pandemia ci siamo resi conto tutti in blocco che effettivamente il benessere psicologico dei nostri ragazzi è una delle quelle cose che viene effettivamente messa sotto le scarpe. Quindi alla fine credo che questo sarebbe una prospettiva completamente nuova da affrontare e da pensare nell'ottica di una scuola del benessere, che non significa il massaggio. Chiaro. Proprio il tenere conto che essere psicologico. Infatti l'alunno non è soltanto la performance, il voto, il risultato, così come il docente non è soltanto il numero dei compiti in classe, la registrazione su Argo di tutte le interrogazioni, le attività. Siamo persone. Stefania, ma al di là delle tue esperienze in parte negative, come ci hai ricordato, ti viene in mente un docente che invece ti ha lasciato qualcosa in senso positivo, magari anche alla luce del fatto che sei diventata poi una scrittrice, ti hanno passato qualche passione letteraria? Sì, la mia professoressa di lettere delle scuole medie, che sempre per tornare al discorso della biblioteca scolastica, lei gestiva, autogestiva questa piccola biblioteca che aveva, e ricordo che avendo capito che, peraltro stavo affrontando un periodo un po' complicato a livello familiare, lei aveva compreso la mia passione per la lettura e mi dava la possibilità di scegliere in totale libertà i testi che volevo scegliere. E quando parlo di totale libertà parlo di va benissimo, qui hai roba da bambini per 8 anni fino ad adulti, scegli, nessuno ti deve porre questo tipo di problemi. E poi una cosa che ricordo che lei amava tantissimo, faceva quello che oggi verrebbe definito laboratorio di scrittura, cioè dire la possibilità per i ragazzi una volta alla settimana di di fare delle descrizioni di un oggetto, di una persona, di una stanza, o raccontare una situazione, quindi sperimentando i vari registri, dal registro comico al registro serio, al registro drammatico, proprio per imparare non soltanto a leggere ma anche a scrivere. Questa è stata sicuramente un'insegnante che su di me ha avuto un effetto straordinario, non solo perché mi ha fatto sviluppare questa grande passione e attenzione per i dettagli e per la scrittura, ma proprio perché è stata una di quelle docenti che era comunque nella classe. E quando parlo di nella classe, parlo di una docente che, per quanto fosse severa, molto vecchio stampo, era comunque una persona che conosceva, sapeva i problemi di ciascuno. Peraltro la mia era una scuola media un po' particolare, perché era all'interno un istituto, quello che oggi noi definiremmo una casa famiglia, però molto più in grado. Quindi a frequentare con noi c'erano anche ragazzi e ragazze, soprattutto ragazze. Situazioni familiari molto pesanti, esatto. Quindi, confrontarsi con questo tipo di realtà che era totalmente diversa da quelle di molti di noi che avevano i genitori impiegati, comunque funzionari delle famiglie coese, con un certo livello di benessere, la portava a cercare di essere il più possibile una facilitatrice, un soggetto che proprio si relazionava e cercava di creare la classe al di là di quelli che potevano essere i limiti economici e sociali. Questo per me è stato un insegnamento che ho
ripescato e ritrovato il momento in cui sono passata dall'altra parte della cattedra.